Un'epidemia arrivata come un fulmine a ciel sereno, così il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha definito il Covid-19. Negli ultimi 7 giorni, ha detto Musumeci, abbiamo effettuato in Sicilia oltre 250 test su persone che presentavano febbre o tosse persistente. Soltanto 3 di questi sono risultati positivi al coronavirus. Per evitare la diffusione del virus, che ad oggi ha coinvolto soltanto in Italia più di 800 persone, è molto importante controllare confini come gli aeroporti, i porti, i terminal bus e lo stretto di Messina. Questo però, come denuncia il governatore Musumeci riferendosi alla Sicilia, non sarebbe avvenuto. Nessun controllo, anzi un parziale controllo, perché da quello che ci dicono alcune volte hanno effettuato il controllo sui passeggeri che arrivavano da Roma, che non è una zona in emergenza. Altre volte effettuavano controlli sui passeggeri che arrivavano da Milano, nei porti pressoché niente, non ne parliamo per i treni. Insomma, una persona in buona fede che proviene dalle zone colpite necessariamente deve essere messa nelle condizioni di poter salvaguardare la salute propria ed evitare la contaminazione. Se lo Stato avesse operato i controlli, nessuna raccomandazione a chi viene in Sicilia, ci pensano i medici dello Stato. Poco fa sono tornato da Roma, all'aeroporto di Catania c'erano gli operatori che controllavano la temperatura. E perché non c'erano nei giorni passati? E perché non c'erano per tutti i voli? E perché non c'erano nei porti? E perché non c'erano nella stazione allo stretto di Messina? La diretta Facebook è servita anche per chiarire alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi, come l'invito a non venire in Sicilia rivolto ai turisti del nord Italia. Meglio rimandare la gita di qualche settimana, commenta Musumeci, che venire adesso e magari rimanere in albergo in attesa di un tampone. Se non hanno organizzato la gita, che rimandino di qualche settimana, tanto fra qualche settimana, 2 o 3 settimane, questo triste fenomeno spero sarà soltanto un ricordo. L'importante adesso è che la Sicilia vada avanti senza paura, ma con prudenza. E andiamo avanti secondo normalità. La vita non si ferma. Prudenza, non paura. Prudenza, prudenza, non paura. E sulla chiusura delle scuole? Non abbiamo chiuso le scuole e potevamo farlo. Avremmo dato un segnale negativo, anche perché le autorità sanitarie dicono che chiudere le scuole non risolve il problema del contagio. Niente allarmismo, tiene a sottolineare il presidente della regione. Nel resto d'Italia e all'estero deve passare l'idea che la Sicilia è una regione sicura. Non abbiamo chiuso nulla, non abbiamo chiuso gli uffici come è avvenuto in altre parti d'Italia, sottolinea Musumeci. Il governatore dell'isola è anche contrario alla decisione del MIBACT di sospendere l'ingresso gratuito nei siti culturali, programmato per domani, e proprio per questo ha stabilito che domani tutti i siti culturali della Sicilia rimarranno aperti. Dobbiamo dare l'idea, sottolinea, di avere un'isola che non presenta rischi e pericoli, anche perché al momento è proprio così. Non siamo zona rossa e neanche gialla. E diamo la netta sensazione che in Sicilia non c'è il coprifuoco, ecco. Perché siamo una regione che vive essenzialmente di turismo. Le scelte devastanti sono quelle di Israele o quelle del governo italiano che blocca i voli per la Cina, e non certamente quelle del presidente della regione siciliana che dice ai turisti delle zone gialle di rimandare di qualche giorno la vacanza in Sicilia. Questo il commento di Musumeci, che risponde alle critiche ricevute in questi giorni rivolgendosi anche agli operatori turistici. Ma noi puntiamo sulla stagione turistica in Sicilia. Ma se qui ci scappa il morto, ce ne possiamo andare tutti! Smettetela di fare speculazione! Non abbiamo esperienze di epidemie del genere. Quello che abbiamo imparato a fare, lo abbiamo imparato facendolo. La parola d'ordine era prudenza, prudenza, e ci siamo riusciti. Il focolaio è circoscritto, ha concluso Musumeci.